Grazie Presidente. Manfredi assente. Bagnare assente. Andreozzi presente. Beccenca. Borrelli assente. Cagliazzo assente. Cirillo Giuseppe assente. Cirillo Vincenzo presente. Colella presente. Del Prete presente. Presente. Esposto Valario presente. Flocco Rosario, presente, Arrazzo, presente, Nocerino, presente, Felicia, presente, Zella, presente, Sabino Antonio, presente, Sabino, presente, Sornese, presente, Sorrentino, Felice, presente, Vito Giuseppe, presente, presente, sono presenti 18 e assenti 6. Il numero legale di Alberto da procediamo con le comunicazioni del sindaco. No, possiamo conto, siamo dunque numero di comune che si accorge di
Grazie Presidente. Ordinanza numero 3912 del 28 febbraio 2020.
18 agosto 2024 del Tribunale. Beh, passiamo al secondo punto. Sì, prego, consigliere Veloci. Per fare i miei complimenti per la presidenza, già quando la stimo, mi sento orgoglioso stamattina di stare qua con lei. Non so se non vorrei essere di ripetitivo o capofondo, non volete descrivere voi, ma la nomina del direttore generale necessita, ai sensi dello statuto, una comunicazione qua ai consiglieri comunali. Quando il presidente sarà eletto direttamente dal popolo, la suffragio che sta, sia esso Manfredi, Cirillo e stamattina Gaurioso, allora potete ricevere un po' di luce. Ma perché noi siamo elettori di secondo livello, la nomina del direttore generale, così come le altre nomine, vanno comunicate all'interno del Consiglio di Comunità. Siccome gli uffici non l'hanno aiutato, so che sicuramente non è una sua mancanza pure che si trova stamattina con due assenze, si faccia aiutare gli uffici. O li richiamo ufficiali. Vabbè, la faccio subito, diciamo, speravo prossimamente una presenza del sindaco la faceva lui direttamente, però non ho un problema, che la faccio io, quindi comunico che con decreto sindacale numero 200 del 30 aprile 2024 è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'Ezze al dottor Davide Leonardo. Grazie. Io
Volevo solo un attimo rispondere. Effetti, la figura del dottor Leonardi, noi sappiamo già dal primo momento, ma era una figura part-time, sappiamo tutti, dice Caro Capiente, nel decreto il sindaco ha detto che adesso c'è questa figura, effetti affiancherà il segretario. Thank you.
Siamo andati
bando relativo alla registrazione di interessi con la città metropolitana, che di quello che ha anticipato il giudice in comune del comune di Napoli, non sono state commesse e le partite illegittime. Ma qual è il punto? Nessun punto, ho fatto una sola rotta. Ma solo secondo la già fatto. Passiamo al capitolo spese. Le uscite dell'ente, come sappiamo,
quanto mi ho ricordato prima me stesso, sono costituito da spese in particolare, spese in conto capitale e cambiamenti di risorse virtuali per conto di altri soggetti, nei cosiddetti servizi per conto terzi. Nell'esercizio 2023 le spese correnti hanno costituito il 71,59% del totale impegnato. Seguite dalle spese di investimento che hanno inciso del 20,62%, dalle spese in conto terzi al 7,79%. L'analisi della spesa corrente del manico aggregato evidenzia un incremento complessivo del titolo 1. L'incremento comunque della spesa corrente ha contribuito anche i maggiori oneri sostenuti per il personale. A metà di circa 4,7 per effetto delle nuove assunzioni che si sono perfezionate nel 2023, imposte e tasse per circa 1,3 e quella del manico aggregato residuale, altre spese correnti circa 1,000. Per i maggiori impegni riguardanti in particolare il capitolo della spesa per indennizzi e quello della spesa per risarcimento danni. L'incremento della spesa di cui parlavo un attimo fa è stato parzialmente sterilizzato da un lato dalla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, circa meno 12 milioni e mezzo rispetto al 2021, che ha confermato giornalmente il ripasso rispetto all'esercizio del 2020, e dall'altro la valutazione della spesa per i trasferimenti corretti, meno 2,5 milioni, con particolare riferimento ai trasferimenti di capitolo residui. A seguito della normalizzazione dei sistemi contabili, l'andamento dei residui è fortemente influenzato dai due principi contabili, in particolar modo dal principio della competenza finanziaria potenziata. Con il nuovo sistema contabile, il nuovo oggetto di accertamento di ruoli verificati di esigibilità nell'esercizio stesso più rilevante, parimenti il concetto di e di verificare la sensibilità della somma 1 nello stesso esercizio. Non è più consentito quindi assumere e conservare gli impegni contabili solo perché si è accertata una risorsa finanziaria che si destinava poi ad un vincolo di bilancio all'operatore di una specifica spesa stanziale. Norma della televisione a verificare che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per la tenuta delle gare di iscrizione o per intenti per ora accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. L'ordine è inoltre verificato, conseguentemente, è stato adeguato adeguatamente ridotto il fondo crediti di dubbia esigibilità. È stato verificato che l'accertamento dei rispettivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative tratte, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale accelerazione parziale o totale, le previsioni di cassa non tutte il bilancio 2023 hanno rispettato gli effetti andamenti delle entrate e delle spese che non sono state effettuate sulla fine nella previsione della discussione di entrate. Per tali motivi, e questa forse è la cosa più importante che riguarda un po' tutti noi politici quando ci apprezziamo ad approvare i bilanci di previsione per i tributi, e l'opera di revisione attesta la corrispondenza del rendiconto delle risultanze della gestione e esprime un giudizio politico positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Concludo, come sempre, ringraziando perché è fondamentale questo, tutti gli uffici che hanno lavorato a fine di portare qui all'attenzione del Consiglio Metropolitano il rendiconto 2023, e ringrazio l'organo di revisione che ha lavorato a fianco degli uffici, ha diciamo, espresso il proprio parere, e come sempre chiedo a tutti voi, naturalmente se non ci sono altri interventi, di approvare il rendiconto così come è stato presentato a questo consesso. Grazie. Ringrazio il consigliere delegato del Paese, ci sono altri interventi. La parola al consigliere Moncino. Grazie. Qualche domanda va fatta. Nulla questo sul
dal consultivo, che dal punto di vista tecnico-contabile non è una, sicuramente un documento politicamente rilevante, anche se dà dei segnali di gestione che possono essere sicuramente presi in considerazione da chi amministra. Tant'è che nell'accertamento dei residui, il risultato di amministrazione, lettera E, è più o meno allineato rispetto a quello che andava in giro negli ultimi 2 anni. C'è sicuramente una rilevante, una cosa che io rilevo sui residui attivi, perché i residui attivi della gestione di competenza aumentano di 30 milioni di euro. Quindi quando un residuo attivo aumenta, forse c'è stato anche un errore nella lettura che ha fatto il credito, il fondo credito di disponibilità stava aumentando un di più, credo, perché stava preso congruo rispetto a quello che sono i residui attivi. O comunque il fondo credito di disponibilità è formalmente capibile, mi sembra che sia vada oltre il 60% rispetto a quello che è il residuo attivo. Nelle voci di spesa, questo credo che è una domanda che io vorrei fare, nelle voci di spesa particolarmente mi ha colpito il fondo penale vincolato, dove c'è uno storno per l'impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto di 703.158. Questa è la domanda che sì, è possibile, visto che non c'è la specifica di questi 700.000 euro perché sono stati praticamente tolti dal fondo generale vincolato, quindi non applicato. E altro elemento che ritengo rilevante e a cui chiedo sempre alle misure di dare spiegazione è la verifica che le misure attestano di aver fatto sul PNR, sulla piattaforma Regis, perché i revisori, premesso che dopo il consultivo dovranno adempiere con un documento molto più preciso, che c'è l'obbligo di purtroppo questo collegio dovrà fare, addirittura c'è l'analisi di ogni punto in una scheda che deve essere chiaramente certificata dal collegio di revisori. Ebbene, voi avete certificato, perché credo che il grosso di questo consultivo, che poi chiaramente ha anche una rilevanza sul previsionale, è l'attuazione del PNRR, dei fondi che sono stati chiaramente reintegrati negli anni successivi di bilancio e che praticamente dovranno essere monitorati dal collegio di musica. Quindi, siccome voi li certificate di aver verificato esattamente quello, sapete qual è la pagina, ma credo che sia opportuno anche leggere, voi avete verificato che c'è un allineamento del cronoprogramma, in particolare il cronoprogramma di quello che praticamente la piattaforma Regis viene caricato rispetto a quello che sono praticamente appunto le scadenze giugno 2026, che non dimentichiamo che giugno 2026 è un criterio al momento di completamento di lavori importantissimi per la parte strategica e operativa del gruppo. Quindi, al netto di queste due considerazioni, che prego collegio di misure si può dare una spiegazione, si può dare all'assemblea una spiegazione, credo che sul consultivo vada fatta comunque una considerazione positiva rispetto a quello che chiaramente è stato inserito nella relazione dell'organo di revisione e che praticamente attualmente, seppure con delle note decelerate rispetto a quello che praticamente secondo il nostro punto di vista è l'amministrazione del 2023, credo che siamo già a giugno quasi del 2024 e quindi ritengo opportuno che le misure
viste che l'hanno certificato, viste che mancava la presenza, come diceva del prete, che manca la presenza fondamentale del responsabile del dirigente finanziario, non so se possono sostituire il dirigente che è assente. Adesso la struttura va bene, forse la struttura c'è anche il dirigente, va bene, non avevo quanta volta c'è il dirigente, vabbè, si identifica. Quello che è successo la settimana scorsa nel comune di Bolzano.
per un terremoto di 4.4, per il bradisismo, una città in valle, sono letteralmente mortificato. Io vengo dalla televisione del che noi ci siamo nessuno di posto questo tema, perché nel frattempo abbiamo perso una discussione intorno alla nomina del direttore generale. Noi abbiamo il compito di davanti a questi eventi di fare la nostra parte. È immorale che perdiamo un'ora per discutere, a mio avviso, di cose non importanti. Davanti a certe cose che succedono, che sono davanti agli occhi di tutti, e nella discussione della colazione di marzo, che c'è per esempio un tempo, noi avremmo dovuto dire bisogno alla Presidente, al Direttore Generale, di metterci in moto per la questione del bradisismo, per la città di Cosova, come all'epoca abbiamo fatto per la realtà del bradisismo, abbiamo fatto la nostra parte, e quello che oggi mi aspettavo, potevo sentire, dai consiglieri metropolitani, non di perdere il tempo dietro a una nomina, la nomina del Direttore Generale c'è sempre stata. Io vengo dall'esperienza del sindaco di Magistri, che abbiamo il direttore generale. Io avrei voluto contestare che abbiamo perso tempo per nominare il direttore generale, ma non sulla questione economica, che è prevista nel rispetto della spesa per tempo determinato nel 2009. Io mi avrei aspettato una discussione sul problema di questo. E io vengo dalla Presidenza Prendita, vengo dall'altro mondo. Sono molti consiglieri che sono vicino a quella realtà e questa è la cosa che oggi mi fa più male. Dopo un'ora di discussione non abbiamo speso una parola per quello che è successo a casa. Io mi aspetto che con questa avanzo si possa realmente mettere delle risorse se vogliamo essere seri e vogliamo pensare dentro. Nessuno si è posto il problema che abbiamo dovuto descurre per la questione del bradisismo e i consiglieri a cui se ne vanno dall'aula ci dobbiamo vergognare, vi dovete vergognare. Consiglieri che sono vicini alla realtà del consiglio li abbandonano l'aula e ci dicono noi vergogna di che cosa. Io sono un vergogno oggi di essere consigliere metropolitano e vengo dalla presa sorrentina che devo mandare nel problema di Cozzuolo. Abbiamo perso un'ora per dibattere sulla questione del direttore generale. Davanti ai cittadini che vivono un problema serio. Noi abbiamo il compito di dire a questa popolazione, vi siamo vicini come città di Napoli. Non si è spesa una parola. Allora se vogliamo il bene del territorio, ma ce la prendiamo con la nomina del direttore generale, che è contemplato nello statuto della città metropolitana. Non vediamo vergogna per quello che costa il direttore generale. Io vedo vergogna perché non avete speso una parola per le comunità di Cozzuolo che dobbiamo rappresentare. E il mio ufficio e il mio gruppo con questa mano. La città metropolitana, questo è il tema che voglio sentire dal Consiglio metropolitano, noi piacciono, noi favore, noi battuto, che anche noi facciamo la nostra parte per quei territori, se no non siamo in grado di rappresentare la città metropolitana. E non vogliamo stare sempre in questi fatti. Grazie. Grazie consigliere Tito, ci sono altri interventi, comunque il consigliere Alai, prego. Partecipanti a quanto pare sono in perdita, quindi parte di test di mostra ottimale che volevo veramente danno di fortuna. Volevo sapere un attimo come è stato procedendo per cercare di arginare queste perdite che ci sono in
poi per quanto riguarda l'intervento che ha fatto Tito ha pienamente ragione, però è vero che è contemplato il direttore generale, è vero che non c'è, che non c'è nessuna percorso su queste cose, però dare 250.000 euro al direttore generale, cosa che credo che tu non vada a dirai da adesso ai prossimi 15 anni, è una cosa legittima che noi possiamo anche contestare. Fermo qua ed è giusto tutto quello che hai detto. Poi per quanto riguarda queste cose, da queste partecipate, chiedo chiarimenti in merito a questa cosa. Grazie. Prego, dottoressa. Allora, la nostra società ripeta la partecipazione di città pubblica, la partecipazione minoritaria, quindi non abbiamo dei indirizzi di nome nella società, quindi semplicemente aspettiamo che no, è aperta, io non so il dato, ma mi bilancio in perdita. Però è ripeto, la partecipazione di città metropolitana, la partecipazione comunitaria non può influire la gestione, non c'è neanche. Non c'è neanche nessuno. È aperta la società, non abbiamo. È un accantonamento dovuto, è un accantonamento dovuto. È un accantonamento significa che i soldi non sono disponibili. Se accantonate significa che avete vincolato. Voglio dire con quelle verde, giusto per essere diciamo, per quanto riguarda la testa sono 600.000 euro e per quanto riguarda la nostra costruzione sono 400.000 euro e per quanto riguarda l'ente di fortuno sono 83.000 euro, quindi noi praticamente siamo in perdita di più di 1 milione di euro. Noi non siamo in perdita, è una risposta. E io vedo meno qua, io faccio meno, diciamo, un po', diciamo, questo accantonamento è un accantonamento che è stato concepito dal legislatore per dissuadere, diciamo, negli enti locali di permettere situazioni di perdita prolungata, ma è un accantonamento che impedisce temporaneamente, ma che si può non vengono destinati agli enti nella pubblica delle verde. Quindi dottore, come dice lei, quindi noi come città metropolitana non perdiamo niente, no. Non ci mettiamo niente. No. Grazie. Sono altri interventi, il consigliere Guadalupe. Il consigliere di ha detto che 250.000 euro guadagna al giorno, quindi io vorrei fare un mese. A mese, a mese, a mese. Prego la parola al consigliere Guadalupe. Buongiorno a tutti, voglio fare gli auguri pubblicamente a Davide Leonardo, io ho fatto un tratto, quindi al di là di tutte le polemiche, sinceri auguri. Condivido al tempo quello che diceva prima Giuseppe, ma parlavamo Giuseppe. Oggi abbiamo un avanzo di amministrazione di 107 milioni e mezzo. Miglioriamo che la maggioranza, così come ha sempre deciso anche negli anni precedenti, di fare qualche festa in meno e di utilizzare questi fondi per la messa in sicurezza delle scuole, soprattutto dell'area Flegrea, delle poste, perché ci sono state anche delle frane, delle strade e poi di ottemperare alla famosa delibera della riduzione dei fitti passivi, che guarda caso i fitti passivi fino al 2021, al 31 dicembre del 2021, sono scesi da 13 milioni e mezzo a 8 milioni. Guarda caso sono 3 anni che questi fitti passivi sono nuovamente aumentati. Quindi di fare attenzione questi fondi, oltre che per la messa in sicurezza di scuole, strade, coste, soprattutto della Ferrovie, anche per l'acquisto di nuovi, perché
il 31 dicembre 2014 avevamo 49 immobili in affitto, il 31 dicembre 2021 erano tutte a 29, con una riduzione di affitti di oltre il 30%, in caso straordinario oltre 5 milioni l'anno. Oggi sono più lamentato secondo me immobili, e sia come importo dei affitti passivi, che siamo arrivati a circa 10 milioni di euro, il trend che scende in oggi in realtà. Quindi utilizziamo questi fondi per cose serie. Quindi altrimenti ciò che diciamo hanno non solo belle parole, se dobbiamo essere conseguenziali a questo. Se siamo capaci di fare questo, vuol dire che la politica fa il suo dovere, soprattutto in questa fase così contingente. Non aspettiamo soltanto che lo Stato ci mandi dei fondi per fare le messe in sicurezza delle scuole e quant'altro. Negli anni scorsi per le scuole è stato speso 8 miliardi di euro con fondi della città metropolitana. Il PNRR è stato anticipato senza avere fondi da parte dello Stato. Quindi continuiamo in questo modo, perché noi le uniche cose di cui ci occupiamo come città metropolitana, al di là della programmazione urbanistica, dei singoli territori, scuole, strade, coste e costumi. Questo è ciò che noi ci dovremmo occupare e spendere i soldi. Grazie. Grazie al consigliere Marazzo. Ci sono altri interventi. Consigliere Velluccia, prego. Mi è d'obbligo una premessa, insomma, certamente non costa a me giustificare, difendere il consigliere Primati che è andato via, sa sicuramente difendersi da solo, ha preso impegni, ma in caso di assenza, voglio dire, il consigliere Tito e la maggioranza non può dare lezioni a nessuno, qua stamattina ci mancano sindaco, vice sindaco, consiglieri, alcuni consiglieri sono interessi già da poter essere che magari si giochiamo la ripetenza, ma non facciamo. Ecco, lezioni da parte della maggioranza sul senso o meno nei confronti di Rimani, per me la realtà mi sembra una cosa importante. La prima cosa che conta è la seconda. La mia, diciamo, esperienza vissuta, la sera in cui ci fu il terremoto, quello là è più gravoso, lo ricordo tutto quanto, io stesso da sindaco ho scritto a Giorgio della Regione, il sindaco di Bacca, ho scritto a Sabino, il sindaco di Quarto, più o meno, che iniziava a settore per confermare, cercando di mettere a disposizione anche in cose concrete, mezzi, strutture, ingegneri tecnici del mio comune per fare in modo che almeno l'inizio dell'emergenza potesse essere affrontato in maniera solidale, per cui mi sento in grado di dire che il mio dovere l'ha fatto, l'ho fatto. Rimango esterrefatto dal modo di girare la pizza del consigliere Tito in un ragionamento così, così ecco, nella realtà puerile, se non addirittura poco serio. Cioè, noi arriviamo in Consiglio Metropolitano, noi siamo abituati ormai dalla disaffezione della maggioranza e dei vari presidenti che sugli argomenti che attualità non esprimono mai una solidarietà o un impegno, mai l'hanno fatto. E stamattina, voglio dire, Gaudioso non ha fatto nient'altro che comportarsi come ha fatto Civile, quando nominiamo il Consiglio Metropolitano. Perché se toccava a qualcuno in questo Consiglio iniziare a esprimere una solidarietà ai comuni di Quarto, di Bacoli, di Pozzuoli, di Napoli, certamente toccava per prima al Presidente magari metterci, ecco, in un ragionamento del genere. Non si è fatto, perché non si è fatto nemmeno nel passato. Quindi conseguenzialmente qua ognuno poi lo fa per sé, e diceva, è tornato il sindaco Sabino, lui mi testimonia, io stesso la sera del terremoto non ho cercato di
capito, si è arrivato a nome della maggioranza, che è stato, si è arrivato a nome, si è arrivato a nome della maggioranza, che non ha avuto questo, si è arrivato a nome della maggioranza, che non ha avuto la sensibilità, probabilmente avrei fatto bene, ma sicuramente non hai parlato a nome di Dio. Non per guardare la figura, non per guardare a quanto costa, ma chiaramente
che faccio una ricognizione all'interno dell'ente, senza nemmeno aver fatto un avviso all'esterno per far partecipare tutti, probabilmente sarà meglio di me, diciamo prima, avrei potuto partecipare anche io, magari tra l'altro. Però detto questo, il suo piacere non ci sta, è un uomo. Torniamo all'argomento, che è che non ci comprendo. Io vengo in quest'Aula oggi a votare e voterò contro. A rendicontare di gestione perché la gestione è io sono a casa, grazie di Dio, erano le due del pomeriggio, mi chiama un numero che non è veramente ci sta pronto, sì, sindaco Felice, sì, consigliere Felice, sì, io sono Felice, un padre, non siamo padre, dove sei? Perché mi davano l'interrogatorio, sono convocato a SIT, qual è il perfino? No, io mi devo raggiungere con urgenza e perché? No, perché mi devo notificare, guarda che c'è l'interno aperto. Ma se non sono in classe, non siamo qua, non siamo qua, non siamo qua, sei confuso, vedi chi sta? Presidente, io mi dico, ma lei è colluso con il consigliere Tito? Assolutamente. Un calo per
chiedo agli uffici di evitare l'ennesima brutta figura come quella che stiamo facendo oggi, per rientrare nei termini, almeno la qualità giudiziaria, l'ultimo giorno passerà fino a casa le nomine, le verifiche del referente. Se faccio avvisare un giorno, perché se no rimane degli altri casi, se non ha valore di vista la scuola. Dio ti dico, grazie. Nel senso, d'accordo sulla PEC, perché l'ho fatto evidenziare anch'io quando mi hanno chiamato per lo stesso motivo, con il sindaco Pelliccio, anch'io la PEC del comune adesso da me non funziona, procedura un po' anomala, ma non è che l'ho capito. Volevo un attimo chiarire veramente due punti, che poi prima non l'ho detto, non è una scusa. Oggi è stato convocato per oggi perché c'era la disponibilità del sindaco. Giusto per credo che più di uno di voi, se ne ha fatto la capogruppo, lo sapevano. Poi il sindaco è stato chiamato dal ministro Musumeci ieri e oggi è stato costretto, forse per il problema Pozzuoli, è andato a Roma, quindi Pozzuoli, pago perché non è solo Pozzuoli, è andato a Roma. Quando la mia poi ho sentito Silvia Pelliccio, dice io ho omesso di parlare della questione, diciamo, Pozzuoli o altre cose. Io credo che al posto di parlare noi abbiamo mandato sia loro come di Barano, Ischia, Furio, tutti quanti, la nostra protezione civile a Pozzuoli per cercare di dare una mano. Poi quello che verrà dopo, che possiamo fare come consigliere della comunità, chiaramente nei limiti come si è fatto per Ischia, io sono completamente d'accordo con quello che è stato detto, però io credo che ho pensato di essere prima operativo, cioè al posto di venire qua e eventualmente parlare non fare niente, ho mandato la mia protezione civile che sta ancora là da giorni, ripeto, ho mandato Barano, Forini e Ischia, giusto per chiarire. Andiamo avanti, ci sono altri interventi? No, passiamo alle votazioni. Grazie di voi. Ciao. Sicuramente Pozzuoli e tutte le zone che avranno
Ringrazio il consigliere Ayala per il contributo, credo che possiamo passare alle votazioni. Dunque, chi ha a favore l'approvazione del rendiconto, il 4, siamo 13. Chi è contrario? 5. Astenuto nessuno. Astenuto, dunque, 4 contrari e 1 astenuto. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? 13. Chi è contrario? 4. Astenuti 1. Andiamo avanti. Terza ratifica deliberazione del sindaco metropolitano numero 68. Qualcuno ha il microfono acceso, se lo può spegnere. Mimmo, avanti. Ratifica la deliberazione del sindaco metropolitano numero 68 del 24 aprile 2024, la reazione al bilancio di previsione 2024-2026, in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 2267 del 2000, per euro 1.057, finalizzato allo stanziamento delle somme necessarie a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade interessate dal transito delle tappe della 107esima edizione del Civitale 2024. In effetti sono stati stanziati soldi per i comuni dove passava il Civitale, per esempio per le due tappe, dodicesima e tredicesima tappa, per cercare di sistemare le strade. Questi sono soldi presi dal fondo di riserva delle assunzioni, quindi che avevamo questi interventi insieme ai comuni della città di Roma. Ci sono interventi? Possiamo votare? Felicia? Prego, prego, consigliere Felicia, prego. Abbiamo chiesto appunto l'utilizzo del sindaco al nostro
fare questo tipo di intervento. Quindi siamo intervenuti, questa è la risposta alla sua seconda domanda. Siamo intervenuti direttamente lui con i nostri appalti su istanza dei sindaci per poter garantire, diciamo, il corretto svolgimento giudiziale. Per fare questa cosa è stata deliberata una variazione di bilancio di 1,58 mila euro, come legge dalla delibera. Questa variazione di bilancio si è resa possibile in quanto si è attinto a delle disponibilità di bilancio in particolare, e come dire, 675 mila euro che sono state reperite, drenate dal fondo assunzionale, quindi diciamo dal fondo assunzionale per effetto del presentamento delle assunzioni, perché le assunzioni che si prevedevano di fare all'inizio dell'anno sono risultate a metà dell'esercizio, per cui si è realizzato queste economie di 675 mila euro. Un'altra parte dell'economia è stata dovuta, diciamo, alle economie relative al fatto che lo slittamento anche dell'assunzione del direttore generale, e 239 mila euro circa li abbiamo attinte da un fondo di riserva dell'ente. Quindi abbiamo drenato queste risorse, abbiamo finanziato i nostri accordi con l'estero, siamo andati sulle strade e abbiamo fatto l'intervento. Quindi mi prendo per ogni anno, per questo che ci detto abbiamo giocato anche in Paolo, diciamo, da parte delle autorità competenti. Rispetto alla modificazione del finanziamento, mi pare che questa sia la prima domanda, non c'è stata modificazione. Abbiamo avuto, per quello che riguarda l'intervento della direzione che è stato, è stato solo un intervento tecnico sulla pavimentazione delle strade. Mi pare di conoscere che abbiamo dato altri soldi ai comuni, però questi soldi non di certo la fatta della gestione, è stata forse la fatta della gestione di pianificazione strategica, ma si deve entrare in perché non vedendo personalmente. Gli interventi, questi soldi, mi pare di 250 mila euro, qualcosa del genere, sono servite per consentire la stima del contratto con la società organizzatrice generale, RCS. Quindi mi pare che questi soldi siano stati erogati anticipatamente, forse alla fine dell'esercizio passato, per consentire gli oneri e gli adempimenti connessi all'adesione, diciamo, al contratto con l'RCS e la società organizzatrice generale. Grazie, grazie. Ci sono altre domande? Noi siamo andati al Consiglio Metropolitano qualche mese fa, non ricordo ora, mi giustificherei, e abbiamo liberato quasi 6 milioni di euro o qualcosa ci vedi preciso, non ricordo. Era l'anno scorso. E per cima. No, era un altro giro. Esatto, quindi servono gli accordi quadro, 500 sono
già previsto in fase legale e in fase di contratto. Bene, non mi è tutto solo per aver fatto sulla strada comunale. Sì. Quindi se l'accordo quasi il contratto dice rientra. Rientra anche un terreno di una strada comunale. Questo sì, perché l'accordo quasi è fatto per zone, è fatto per dire che un accordo quasi riguarda l'area di area. La area deve essere pronunciata. No, no, può riguardare l'accordo quasi con prevedere di intervento sulla strada comunale. Ah. Perché l'accordo quasi è una sera questo, quando si fa l'accordo quasi, io ho una serie di strade da fare. E poi segnalare, e poi segnalare. No, ma segnalo subito, perché altrimenti è una disparità di atteggiamento. Il prezzo che si apre un accordo quasi di 500.000 euro nel periodo su strade comunali. Ma io non so, il consigliere Berlice è d'accordo. Se l'avesse fatto, è d'accordo che il prossimo giro va a salutare. No, ma perché? Mi ricordavo che l'anno scorso c'era la polemica. Avesse il coraggio di promuovere
una cosa del genere. In variazione di urgenza, questo è, secondo me, un elemento che ci deve fare a noi, consiglieri metropolitani, difetto, ma non certamente mi aspetto una distrazione e una carcera mentre io sto dicendo una cosa al direttore generale, che dovrà rispondere eventualmente come direttore generale di questa mancata politica di bilancio e soprattutto di programmazione. Perché mi dovete spiegare come si fa a dire faccio GUF, del GUF ci metto il fabbisogno del personale. 3 giorni fa l'ho fatto questo, non l'ho fatto. Il GUF non l'abbiamo approvato, non l'abbiamo approvato, caro comincia il mese di febbraio, l'abbiamo approvato il mese di... Allora significa che è arrivata l'urgenza, l'urgenza politica, non si era programmato nulla, e c'è l'Italia programmato, si va a prendere soldi da una spesa corrente verso una carta di credito, quella di... Spero che non sia quella di Tito, perché quella di Tito è debilitata. Quindi voglio dire, la mia riflessione su questa variazione e il motivo per cui io chiaramente non voto la ratifica è abbastanza chiaro. Grazie, grazie consigliere Cirino. Un attimo, volevo solo chiarire un punto. Quando si parla di mancanza di programmazione, in effetti queste non sono strade di città metropolitana che eventualmente doveva programmare, ma era un giro d'Italia che attraversava le strade comunali. Nel momento in cui dai territori è arrivata la segnalazione che loro stavano in difficoltà e quindi si rischiava di fare una brutta figura, quando voi ci ricordate qualche anno fa è successa a Roma, vedo 3-4 anni fa, se dovete interrompere il giro, città metropolitana è intervenuta per sanare la situazione, quindi per non avvicinare di commettere un errore del genere. Solo per chiarire, quindi non poteva mai essere programmata una cosa del genere.
Posso? Posso? Volevo solo chiarire un attimo al suo voce. Pertanto è stata ravvisata la necessità di procedere ad una collaborazione tra gli enti interessati per tutte le attività di interesse collegate allo svolgimento del giro d'Italia 2024 attraverso la definizione di un protocollo di intesa da sottoscrivere ai sensi tra la città metropolitana di Napoli, il comune capoluogo che ospita la tappa di Arrivi e il comune di Pompei che ospita la tappa di ripartenza, nonché tutti i comuni metropolitani interessati dal percorso ciclistico e specificamente Bacco, Bosco Reale, Camposano, Cicciano, Cimitile, Giuliano in Campania, Monte di Croce, Tannova, Palma Campania, Poggio Marino, Pozzolo, Rocca Marino, la San Paolo, il sito e Striano. La comunicazione Mimmo, è arrivata successivamente che questa è la strada dei comuni, quindi devono fare poco. Allora, lascio stare Grazie.
della dei pochi comuni della provincia di Napoli. Quest'anno per questioni tecniche che non vanno in dettaglio perché poi mi delle cose che non so, non è stato possibile fare il passaggio del tasso del piano sulla legge, perché non si potevano dare i fondi ai comuni che avevano già sottoscritto un accordo. E quindi si è stati bravi, vediamoci questo paese come uffici, non tanto come politica, a trovare la soluzione di introdurre gli accordi quadro e a portare addirittura a dover sottoscrivere una modifica alla convenzione che autorizzava la città metropolitana di intervenire sulle strade comunali, fatta salva però il debito delle responsabilità successive, cioè nel senso di farci lavori, però che il responsabile il giorno dopo sia comunque il comune e non io. Per assicurare invece che lo diceva Mimmo, se i lavori sono stati fatti o meno, come se i sindaci avrebbero potuto fare i furbi, non sono stati i sindaci a chiedere alla città metropolitana qual era la strada sulla quale intervenire, ma sono, si sono susseguiti due sopralluoghi, primo davanti a RCS che ha evidenziato le criticità e poi un sopralluogo davanti alla città metropolitana che ha indicato bene con i funzionari di riferimento quali erano le strade da attenzionare. Poi la ditta che ci aveva raccolto. Solo questo, cioè nel senso già c'era la volontà di città comunale, la volontà di sostenere i comuni, solo che invece di farlo come aveva fatto l'anno scorso nel caso strategico, è stato fatto con questo tipo di intervento. Solo questo, grazie. Grazie, grazie al consigliere Sorrentino, grazie a tutti. Grazie a voi, consigliere Federico. Io voglio ringraziare il consigliere Sorrentino perché ecco, ha chiarito tutto e ha messo in evidenza poi tutti i ragionamenti che ho fatto io nella mia premessa quando ho fatto tutte le domande. Chiariamoci, il Giro d'Italia è una vetrina a cui tutti quanti noi aspiriamo a questa vetrina, poi il consigliere di tutti i metropolitani per valorizzare la città. Aspirare a questa vetrina anche come amministratore locale, ognuno di noi ha chi fa il sito, mica il consigliere, ma è anche come amministratore locale. E quindi quando ragioniamo di del Giro d'Italia, il lavoro che c'è, ci siamo fermati tutti anche l'altra volta, nonostante la discussione accesa, nonostante i 10 milioni previsti solo per il comune di Napoli, ci siamo fermati tutti alla fine, abbiamo votato all'unanimità questi ragionamenti. Quindi, secondo te, torniamo con il Giro d'Italia, secondo anno, riprendiamo questa vetrina che è nazionale e io su questo ragionamento vi faccio un'ora discussione, tipo, è chiaro che però non dobbiamo girare e far passare in giro per le stesse comunità perché altrimenti poi sembrerebbe una marchetta. E qua è questa parola il consigliere. E poi abbiamo riscritto abbiamo rifatto il protocollo, abbiamo individuato un percorso diciamo di natura diversa, sapendo che sarà la compagnia eccetera, quanti facci sapere eccetera, però abbiamo cercato di valorizzare altre comunità. Però Presidente, la questione che io pongo, per cui mi dispiace di arrivare con una variazione di bilancio quasi a sua urgenza, che è una sua urgenza maschilata dall'ampliamento di un accordo quadro per favorire poi strade che sono state comunali. Cioè, ragionando in maniera diversa, io dovrei avere ragione, sapete quando ci ho dedicato, mi rimando al sindaco di Pompei, il quale due anni fa disse giorni no, ma io sono stato dei voglio che è stato lì il codice. Due anni fa. E allora di converso quest'anno per fare il sindaco di Giuliano, certo, Nicola, che anche amico mio, dice no, io sono più possibilitato ad intervenire su queste strade, quindi fare l'ecco qua. Così come l'ha fatto il sindaco di Paolo, così come l'ha fatto, cioè tutti amici, tutti di centro-sinistra ovviamente, ma tutti amici. Tutti di centro-sinistra, ma tutti amici. E scrivono e mi dicono, noi siamo delle possibilità di fare lavoro. Mi consentite di difendere le altre, se quali sono 10, le altre 92 comunità che sono guidate da un
perché non fai la strada comunale che costruisce le colonne del comune di Castello di Cisterna? Che la pensi la fanno serrare di un'altra di muore? No, non c'è più. Però il concetto è questo, che noi interveniamo con soldi di città metropolitana per aggiustare le strade, soldi, e questo lo dobbiamo dire, che sicuramente servono a noi di città metropolitana per aggiustare i grandi viadotti, le tante strade particolari che abbiamo in proprietà, cioè quelle di città metropolitana. Li prendiamo, li utilizziamo, insomma, con gli altri comuni hanno fermato la direzione generale di una parte di governanza, perché 86.000 euro sono anche per dire, cioè, togliendo, interveniamo per fare delle strade comunali. Questa è l'osservazione che ho fatto all'inizio, questa è l'osservazione che faccio adesso. Vi martiri, non male che qua discute di questo argomento, perché avete promesso che l'anno prossimo passa anche a nord di Napoli, no a nord di Napoli, perché è chiaro che il nostro Manfredi è un volano, che, cioè è una volante tradizione, è un volano di nascita, per cui però forse preferite a nord di Napoli invece che a nord di Napoli. Avete preso quindi che la vetrina del Giro d'Italia l'anno prossimo passerà anche nei comuni a nord. Faccio lo spendere in mezzo del SSL di Napoli. Però è chiaro, capirete la necessità di evidenziare un intervento che è quasi una somma urgenza, che è quasi una rincorsa per apparare il sindaco di Giuliano a 100.000 euro per fare la strada, amico mio di Bova, il sindaco di Giuliano a 100.000 euro per aggiustare la strada dove passa il giro. E scusa, però la vetrina del giro che passa per il comune di Giuliano ti è piaciuto? E invece c'è una cosa che si fa così, quando uno vuole modificare deve parlare. Ma non si dice, se no, allora si dice la cosa. Questo è il ragionamento che voglio portare. Nulla facendo, forse usted dice, però è un atteggiamento che questi comuni, tutti, questa dice, per questo motivo, nonostante le mie obiezioni, io vorrei poter comunque favorevole a questa relazione. Grazie, ringrazio il consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Procediamo alla votazione. Chi è a favore della ratifica? Comunque siamo 14. Chi è contrario? 2. Procediamo. Prego, prego, la parola al consigliere Dito, prego. Terminare il potere. Sì, sì, termina la sua. Non ci vuole. No. Presidente, chiedo all'Assise la variazione del codice del giorno di trattare al posto del punto 4 il punto 7. Modifica ora una firma del lavoro 24-26. Grazie, chiedo di che venga messa in votazione. Va bene, chi è a favore del cambio? Dunque, la variazione, la diversione, punto 7 passa al punto 4, il punto 7 modifica programma triennale dei lavori pubblici 2024-2027, si sta votando solo diversione, e il consigliere ci ha chiesto diversione. A noi piace di più votare prima. Presidente, posso dare un attimo la polemica? Prego, prego, la prego. Che mazza, si rivela. No, no, dunque, votiamo per la dimensione. Chi ha favore? Ma tanto a fare, ma dice che c'è un ufficio, qual è? E se è vero, non si può
Passiamo alla mediazione.
Chi è a favore? Lo stesso. Chi è contrario? Sono la gente. Va bene. Passiamo alla Messico storici. Santa Maria la no. Presidente, posso andare adesso? Posso andare. Prego, prego. X.4, quindi... Variazione del bilancio di previsione del campo di scuola finalizzata alla realizzazione di un progetto di valorizzazione dei siti storici di Santa Fe alla Nova e della Reggio di Portici, di proprietà della città metropolitana. La variazione di interesse sul concorso di valorizzazione dei siti storici e artistici della città metropolitana di Milano, della legge di Portici e di Santa Maria la Nuova, in linea con le linee programmatiche dell'ente e con una relazione di inizio mandato 2021-2026 del sindaco metropolitano. Difatti, nell'ambito delle linee programmatiche dell'ente si intende puntare sul percorso di valorizzazione e visibilità dei siti, offrendo alla collettività le eccellenze storico-artistiche del patrimonio dell'ente attraverso la predisposizione e esecuzione di progetti mirati all'esposizione del patrimonio culturale e scultoreo della città metropolitana di Napoli. I progetti nello specifico prevedono l'allestimento di una mostra di opere d'arte di proprietà dell'ente presso la Reggia dei Portici, che include anche il trasferimento delle stesse oltre all'esposizione con annessi rischi di sicurezza, e il percorso di valorizzazione artistica del complesso di Santa Maria la Nuova attraverso un progetto di comunicazione che porta alla luce il patrimonio pittorico e scultoreo del sito. La realizzazione di questi progetti consente la conoscibilità e la fruizione da parte della collettività del patrimonio dell'ente nelle sue forme monumentali e pittoriche, mirando ad una rinascita culturale e artistica dei siti con un rilevante ritorno di immagine dell'ente. Ci sono altri interventi? No. Procediamo alla votazione. Chi ha fatto? Non è a disposizione tali come perché la direzione supportò
Quindi diciamo dal prossimo consiglio diciamo per questo inizio vediamo meglio, quindi si sente meglio perché effettivamente non si sente tanto bene se ci viene da casa, quindi secondo me è giusto potenziare questa cosa. 5.000 euro sono una cifra che bisogna e quindi credo che potenziamo una cosa che mettiamo a fare magari. Questo importo può essere finanziato riducendo il fondo
attiva si definiranno le figure professionali e le modalità di reclutamento del nuovo personale da assumere, fatto salvo quello già previsto per il completamento del fabbisogno del personale 23-25. Visto quanto abbiamo esposto e visti i pareri favorevoli del tecnico e contabile, vi chiedo di votare favorevolmente. Grazie. Grazie, grazie al consigliere Sorrentino. Interventi, consigliere Nocerino. Allora, io sono molto rammaricato del, del modo con cui si sta svolgendo questo Consiglio di Regolità. Veramente sono molto rammaricato. E non certamente è colpa del Presidente, che ovviamente probabilmente stamattina ha avuto la notizia che da consigliere avete poi fatto il Presidente. Allora, consigliere che ha relazionato, prima abbiamo detto che abbiamo tolto i soldi sul fondo programmato, poi li abbiamo rivisti prendendo dai dipendenti una che non sono stati assunti ancora. Ricordiamo che c'era praticamente questa grande programmazione sul fabbisogno del personale, previsto che qua leggo variazione a tutto, che è il testo che lei ha letto, il segretario generale, o alcuni puntini che significa variazione a tutto. Una variazione di bilancio può fare di tutto, quindi siamo un po' confusi. Io credo che, non so, uno di noi fa il consigliere di autorità e penso che siamo fuori da questo contesto anche degli altri amministratori. Non posso pensare che sindaci come Sabino, come Piccia, come Bercineto, come De Prete, che loro comuni hanno tale superficialità e tale modo di discutere questi argomenti, veramente. Vogliamo fare una cosa formale, allora facciamo una cosa, per esempio, non discutiamo più, non dare più la parola, alziamo la mano e andiamo via. Perché se questo è il modo di trattare il canale pubblico, io mi vergogno di avere, di partecipare a un consiglio di governo dove si dicono queste cose così. Non abbiamo fatto le assunzioni degli autofunzionari. Cioè, è una cosa normale. Cioè, noi abbiamo fatto delle battaglie in città metropolitana, anche politiche, gli otto funzionari e i bandi, e quello che il Gaudino si fa o non fa, e quello che si fa o non fa, bandi di concorso, per poi arrivare a giugno 2024, ci togliamo 107.000 euro perché le voci stipendiali. Signor Presidente, le voci stipendiali, cioè gli stipendi che erano programmati per gli otto funzionari in comando, non ci sono più, li mettiamo un'altra volta su quello che avevamo fatto prima, che fa le strade il 24 aprile. Il 15 maggio sistemiamo via tutto questo facendo riferimento a un consuntivo 2022. Perché la variazione di bilancio fa riferimento al consuntivo 2022. Oggi abbiamo trovato il consiglio di direttore. Quindi rimarco sempre di più la superficialità e il fatto che anche la città metropolitana, per evitare che ci sia la gestione dei burocrati e la gestione di fatti importanti che riguardano i comuni e che non vengano e contiene un elemento di burocrazia, che ci sia l'intervento della politica rispetto a questo. Perché io politicamente voglio capire se era così importante mettere nel gruppo del fabbisogno del personale otto funzionari per l'attuazione del PNRR, come mai oggi io chiedo questi soldi? È o non è una inefficace attività amministrativa? È o non è un'inefficace attività amministrativa? E poi prendete un altro milione per fare il 2025-26. Poi gli dica qualcuno cosa significa variazione al PUP, perché variazione al PUP, proposto al Consiglio, o ci sta qualcosa che non so ancora, perché variazione alla bilancia di missione, prendo i soldi dagli stipendi che dovevano dare ai famosi otto funzionari, no? Che dovevano arrivare, non
tributi, poi prendono 17.000 euro dall'imposta regionale sulle attività produttive, sull'ICAM. Cioè, sono queste attività che si pelano di Dio, fanno parte dell'ufficio di ragioneria, vengono certificate dai risorse, però certificate una cosa, certificate la politica di bilancio di programmazione di questo ente non esiste. E credo che anche il direttore generale deve prendere coscienza di aver accettato un incarico che se è remunerato, quando è remunerato, se è sufficientemente remunerato, ma se è remunerato con quella cifra significa che deve fare un lavoro altamente qualificato e altamente specializzato. Grazie, ci sono altri interventi. A replica al consigliere Sorrentino, prego. No, volevo soltanto sottolineare che il richiamo fatto dal consigliere Cirillo diceva che noi se ritenevamo opportuno non prendere in questione, perché non è che noi abbiamo solamente recuperato i soldi dallo slittamento in avanti, perché ecco, quindi il richiamo deve essere sorrentato, non più a fare funzionare.
Grazie. Possiamo procedere. Sì, sì, non sento parlare con qualcuno che protestava, per quei figli. Nessuna cosa. Ah, no, no, non capito. Se noi non restiamo in aula, non si può dire nessuno. Dare l'idea a chi protestava. Assolutamente. Allora, visto anche la compartecipazione
stato operato alla relazione di supervisione portante incaricato dalla società di beni incaricata del progetto che ha chiesto il corretto estimo dei beni da confrontare con la simulazione patrimoniale al piano di cultura patrimoniale previsto dalla norma nonché la corretta attribuzione della categoria geologica del modellamento. Faccio anche e soprattutto i complimenti a tutta la struttura e chiaramente anche alla dirigente di Anna Camasso, perché si è fatto un lavoro molto certosino che necessitava già da qualche tempo essere fatto all'interno di questo. Grazie. Ringrazio il consigliere Salvino, ci sono altri interventi, parola al consigliere Pellicci. E dichiarazione di voto. Io avevo scelto Paolo e ovviamente faccio anche io i complimenti alla struttura, ha lavorato bene anche nei quarti eventi che ha ministro, anche se è stessa classe di palesamente che sotto il bene che abbiamo detto che ha acquistato il comune di Volla, passa il gasdotto e l'anno per cui è una cosa che nel contratto non era stata iniziata, è una piaccia solo per dire che voglio annunciare che dopo la votazione di questo punto all'ordine del giorno io il consigliere A la scelgo non so, non c'è niente da adesso, non so se lo farò perché l'aiuto che vi abbiamo dimostrato per l'ennesima, la sensibilità che vi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta per mantenere il numero legale e darvi la possibilità di andare avanti è una sensibilità che quante parole che si ferma a nota, l'agenzia non nota. Altrimenti non è più Napoli, paricentrico della città metropolitana, ma è Nova, perché non ci interessa, quindi diciamo, così se esce anche da solo fa lo stesso. Detto questo, quindi Presidente, annuncio il voto favorevole e per subito, subito lo lasciamo, grazie. frequente i consigli metropolitani perché chi viene eletto dal popolo e chi ha
la responsabilità deve essere sempre alla. Io mi dispiace di tutto questo, io abbandono.